Aspettami qua. Ho detto aspettami qua. Che cerchi, che vuoi? E che non si può passeggiare qua? No, non si può, vatti in a casa. Vatti in, che se ti vede tuo fratello fa proprio uno bordello. Ah, ecco, e tu chi sei? Guardiano suo? Oile, vatti in a casa! Che paura! Come si riconosce un giovane d'onore? Con una stella d'oro in fronte, una croce da cavaliere sul petto e una palma d'oro in mano. Se prima chiesto erano luoghi di transito e passaggio, questo momento diventa luogo sacro, santo e inviolabile. A nome dei nostri vecchi antenati, gli abbattezzo sul locale e forma la società, come battezzavano e formavano i nostri vecchi antenati. Deve giurare che rispetti le regole sociali, rinnegando madre, padre, frate, soro, ed esigere e transigere centesimo dopo centesimo. E qualsiasi azione fai contro le regole sociali sarà a carico tuoi e a discarico della società. Lo giuro. Non può parlare. Voglio parlare di un brutto sogno. È inverno, fa freddo. E a notte di Capodanno c'è un uomo che cammina su panive. È tutto sporco di sangue. Ha sei figli e la mogliera che va bene. Niente più feste Capodanno, né più spumante. È così che ogni notte mio padre viene. Mi guarda e mi dice: Floria, che fai? Chiede giustizia. Perciò io vi domando, sempre con più grande rispetto, sa la giustizia che chiede Iddu è la stessa che sapete voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi. Sta facendo sempre più bella lei, beata che ti sposa. E tu così? Chi va? Ave o Maria, piena di grazia. E non mi guardate così, lo so che pensate. Ma quanto è vero questa tunica che porta quella croce santa, io sulla storia di vostro padre non c'entro niente. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Avevamo lasciato la mola la processione. Eravamo al bar, ci stanno tutti i testimoni. Sì, stavate al bar. Ma chi ce lo dice che non sei stato tu a organizzare tutto? È inutile che mi volete mettere in mezzo. Io questa storia non c'entro. Era sospettato di aver ammazzato lui, tuo padre. E che ci devo dire? Sono voci queste. Se era vero l'avevate già arrestato, no? Porca miseria, ma che è rotto sto coso! Oh, ma sei brava, eh? Brava, dammi 100 lire.
Io te le do 100 lire, però poi ti fai venire in macchina con me. Dove mi porti? Beh, allora, che te le porti sempre qua le femmine? Stu cascio e tu ne macana. Oh, la macana nuova. Sì, nuova. 20 anni fa, nuova. Non so se sei più bello o più matto. Mm. Ma sai che dobbiamo darci una calmata qua? E come? Ma ha fumato? È buona, eh? Mm. Ma che fai? Ma dove corri? Che corri? Ma ferme siamo. Con me devi fare sul serio. Hai capito? Ci voglio bene, la voglio sposare. Ma la madre di cugino che ti stacchi i gambi. Hai capito? Vati! Vai! Vai! Oh, ma chi vuoi? Ma chi vuoi? Ma chi vuoi? Ma questo ti vuoi pigliare tu? Ma fatte cazzi tu! Oh! Parla con rispetto a tuo fratello. Io te scanno a te. Si mancia la piccoletta, oi mamma, e canina o fa. Quante belle. E pensare che manco ne volevo figli. Beh, già. Certo, tu pure oggi nera, pure oggi al lutto, mica hanno funerale. La voglio chiamare Denise. Come ti piace? Buongiorno a tutti. Floriano! Okay. Vieni qua. Allora, sta nipotina? Guardala. Mamma che bella. È bella, sì. Pigliala. No, no. Dai, perché? No, no, so pure che mi cade. Mamma mia, come si... Ma mi somiglia, no? O somiglia più a te? No, per fortuna a me. Che bella famiglia, eh? Ma amiche, sì. Ma non si sposano. Noi, ma cosa sposa più ormai? Sì, ma mica la vogliamo far crescere qua, sta famiglia, o no, lei? E dove invece? A Milano. Ci stanno i miei fratelli, ci danno casa. E poi magari a te ti può servire uno fedato, sono al nord. E tu che dici? Ci vuoi andare a Milano? Sì. Fanno gli sconti comitiva? No, no, dentro casa no. Via, via, fuori, fuori. Comunque a me non mi piace tutta sta gente dentro casa, eh? Sì, sì, va, va, va. Alea, ma dove la porti sta bambina che dorme? Ma perché non glielo dici pure tu, scusa? E dai, Lea, non fa sempre così. E basta. Una, due e tre. Aspetta! Un subo. Come non su buoni? Te che qua dammi i numeri, vai, te, vai, via. Avanti, forza. D'altro. Oh, carissimo! Sta guardando me? Ma a me stai guardando. A me? Tu sei tu, eh? Sei uno che vuole il cammello oppure con lo treno, eh? Ciao, ciao! Com'è che fa? Ma vimoni, però, ma vimoni! Uno, due, tre, vai, via, va. Vai, Nato. Che buono. Sono qui per i problemi dell'appartamento.
Quale appartamento, scusa? La scala B, terzo piano. Io cacciami dai cinesi. Ah, i cinesi. Compà, so dei cinesi st'appartamento. Mi devi dare ste cazze di chiave, a proposito. Dammi solo un'altra settimana, è tempo di trovare un'altra casa. No, non posso, t'ho detto. Te ne trovo un'altra, è facile. Te ne trovo un'altra e risolviamo così, va bene? Ma ho due bambini, non so dove andare. Ma come ne fotte a me che da bambino? Sì, cazzo, dammi le cazze di chiave, po'. Non posso perdere tempo qua, dammi le cazze di chiave, compa. Sei cazze di chiave. Oh, ma che è sto casino? Ma non lo senti che la bambina sta piangendo? Sì, sì, vabbè, va, va, va. Tu, vattine. Ce la potevi dare un'altra settimana, no? Fatte due, va dalla bambina. Ma c'ha famiglia, c'ha due figli. Vattin! Datti una calmata, però. Mi dispiace. Tutto il palasche che esci e sarebbe dell'ospedal maggiore. Fatti faraoni voi altre, ma le minga vostre. Se mammi l'anchi, minga in Calabria Saudita. Se ti fa tanto schifo, perché non chiami le guardie? Ecco, mi hai dato un'idea. Lea, io tu sei proprio scostumata. Ma che consiglio ci dai alla signora? Ma che vuoi? Tuo fratello ci vuole bene assai, Carlo, per fargli fare tutto quel lavoro. Ma di che parla? Ma va, dimmi, va. Sì. Allora? Che voleva? Niente. Avevo capito che era amico tuo. Non si dissoci. Ma quale socio? Non mi fido, non mi piace. Renata mi ha detto che ci tiene la bambina. Usciamo un pochino. Usciamo? Dove usciamo? Io la sera tengo da fatica. Usciamo. Che cazzo fa, fumi? La bambina? Ma dorme. Ma quanto sei cretina. Mm. Con Carlo non ci sto più bene, me ne voglio andare. Oh, hai capito che ti ho detto? Quello marito tuo, eh. Ma se manco mi ha sposata? Tu tieni uguale. Ma cos'è il medioevo? Ci stanno cose che non si fanno. Ah sì, sarebbero? Lo sai da sola. Fumare, poi che c'è? Spacciare, ammazzare cristiani. Ma che cazzo dici? Carlo è uomo mio. Non voglio casini. Non ci rompo lo cazzo, Lea. Non ci fa torto, ci manca il rispetto. Che ci metto niente che te scanno. E sei contento? Ma non ti portasti niente da mangiare? Ma nonna. Ti misi pani, conservi, alivi e salsicce. Guarda che gli alimentari ci sono pure a Milano, eh. Ma quanto è bello. Se ti vuoi fermare un po' con qua, intanto la bambina cresce. No, mamma, io ci sto bene a Milano. Se per Floriano ci parlo io. Mamma, non ti preoccupare, dai. Non farmi arrabbiare, no, non farmi arrabbiare, vieni qua, dai, su. Oh, ma che è sta confusione? E che ci fa vestita così? Che è carnevale? È il compleanno suo, abbiamo deciso che si veste come vuole. Ma boh, c'è una cosa che non capisco con Antonio, vai giù a vedere. E che vado a fare giù? E vai giù, dalla sarta, vai, ti inventi una scusa e vai, muoviti, va! La mamma torna subito, eh? E dille qualche cosa, no? Me lo fa un sorriso a papà, Denise? Eh? Glielo fai? Ma che sei arrabbiata?
Guarda che non mi piace la gente che fa doppio gioco, eh? Oh, guardami negli occhi. Sta facendo il doppio gioco? Ma chi è? Chi è sta storia? Forse non ci sono. Ciuro Orlandi, sono Lea. Ehi là. Buongiorno. Ciao. Ha per caso delle fettucce, rosa, no? Forse si è del grazie. Guarda, mi conosci. Ma se succede? Cazzo dove vai? Eh? Che c'è? Che ha paura? Ho bisogno di vederti per sapere che spacci. Lea, lo sai chi c'è? Rompi sto cazzo con questa rada signora che hai. Tu, tuo frate, tuo marito, non siete niente. Ho capito che eravate soci. Sì, e diglielo a loro se eravamo soci. Però gli devi dire pure che con i soci ci si comporta giusto. Ah, sì? Ci dico pure che non ci futti i cavalli, che gli vendi la roba a meno per farti la clientela? Io non futti i cavalli a nessuno, quello ha sempre lavorato per me. Poi se qualcuno ce n'ha bisogno me lo devi chiedere per favore. Mm. Io non sono meno di tuo marito. Ah, ecco, bene, mi fa piacere saperlo. Quanto sei spiritosa, Lea. Guarda che te lo dimostro come e quando vuoi. Se glielo dico, quello viene qua e ti tagli la testa. Dincilo, tanto mi schianto. Beh, adesso basta, eh? Buccala lì e lascia stare la Lea. Allora? Allora? Allora cosa? Quello fa lo stronzo e tu neanche scendi. Soltanto con me fa la voce grossa. Che ce faceva con quello? Ci faceva capire chi comanda. Animali siete. E tanto prima o poi ci arriva il contro. Levete. Grazie, Lina, per l'altro giorno. È l'unica che si è messa in mezzo. Delinquente. Mafiosi. Mi fa senso che voi non commettete la staga in mezzo a quella gente lì. Ma cosa c'entri te con quel balosma? Perché non lo molli? Sì, come faccio? Il padre di mia figlia. Mandala da via i ciappi stessi, va. E dopo dove vado? Ma te lo trovi subito un bravo fiotti. Mica ci saranno soltanto i pirla a sto mondo, eh? Sì, mi prende a me e alla bambina il bravo vie. C'ho un cugino io che c'ha un bar su a Bergamo. Bergamo è un bel posto. Lui cerca gente in gamba, di bella presenza, ma seria, però. Mica stipito anche che in giro. Che parli mi? Te chiederi? Ci parlo io. Accendere la luce, torno subito, stai buona. Mamma! Perché? Perché? Da dove? Mamma! Non è successo niente, vieni qua, amore. Torniamo a letto, dai. Non è successo niente, no. Buona, su, mettiamoci a letto, vieni qua. No, ecco, non è successo niente. Mamma, ma la Katy, se vuole può rimanere qui a dormire. E quando viene glielo chiediamo alla sua mamma. E quando è che viene? Carabinieri, fermo, non ti muovere! Oh, non abbiamo fatto niente. Fermo! Chiaro, chiaro. Ma nel muro! Oh, lasciatemi! Oh, oh, chiaro, chiaro. Vieni! Andiamo! Denise, basta, dai, basta fare la stupida con quest'acqua. Vieni qua, asciuga le mani, tutte, tutte. Vieni, va bagnata. Asciugati bene le mani. Dai. Garofalo, lei è Cosco Denise, mia figlia. Grazie. Ciao.
Ciao, Denise. Lo saluti a papà. Ciao. Hai visto che si è messa la vestina elegante per venirti a trovare? Gioca qua, amore. Ho parlato con l'avvocato, ma l'ho incastrato solo per lo spaccio. Ha nemmeno poco niente, qualche annetto sono fuori. Da quando è venuta la polizia a casa non riesce più a dormire. Ma tu lo sai come dormo io? Sì, ma lei c'ha 5 anni, che cazzo c'entra con tutte ste fatte? A te non te ne frega niente di noi. Ma che stai dicendo? Che sei venuta qui per litigare? Carlo, io non ci voglio più stare con te. Non la voglio sta vita per Denise. Ripeti. Cosa? Non ho capito bene. Non ci voglio più stare con te. Aiuto! Lasciami! No, lasciami! Aiuto! Luca! Non faccio più cavolo! Passami quella rosa. A te ti piacciono le città piccole? Come quelle della nonna? No, un po' più grandi. Dammi questa. E allora? 60 minuti. Allora cosa? Che sta facendo? Che faccio? Secondo te me ne va a aiutare sto schifo di posto? Grazie, eh? Prego, non c'è di che. Che tu fossi una stronza io già lo sapevo. Ma andarsene proprio mo' che c'è tuo marito in prigione. No, cara, non è mai stato mio marito. Comunque a Carlo l'ho lasciato. Io e te non siamo più parenti, quindi quando parli con me sciacquati la bocca. Tu sei una disgraziata! Ma come pensi di mantenerla tua figlia se i soldi non te li diamo noi? Me li guadagno da sola. Piuttosto faccio la zoccola che pigliare i soldi vostri. Ecco, brava, imparaci queste cose, tua figlia, imparaci a fare la zoccola. Ciao, Renà, ciao, ciao. Te compatisco. Io lo so che sta vita fa schifo pure a te. Lea, statti zitta, mannaia. Guarda che io non ce l'ho con te. Io ti ho pure voluto bene. Lavatini, puttana. Ecco, va piano, eh? Ti do una mano? No, ce la faccio. Ce la fai da sola. Uè, tu, non crescere troppo, né? Che dopo non ti riconosco più. Quando torni, né? Non far capricci. Grazie tante. Guarda, non fa niente. Vedrai che ti trovi bene lì, sai? E va piano, né? Guida piano. Serve una mano? No, ce la faccio. E dammi un bacetto. Lea, scusa, ora che hai finito il sucker, ti interessa il mio suo in magazzino a portare grasso un po'? No, la traduzione mi serve. Ho detto che hai finito lo zucchero. Puoi andare giù in magazzino a portargliene su un pochino? Sì, subito. Per favore. Te l'hai capito, era schietulina? Avevi capito te. Intelligente. Beh, io lo so come ti chiami tu. Ti chiami Denise. Lo sai che tu papà ti vuoi tanto bene. Eh? Vuoi vedere presto. E magari tu pensi che quello non ti vuole bene. Magari te lo dicono pure che quello non ti vuole bene. Allora. Che vuoi? Chi sei? Volevo vedere come sta Denise. E che cazzo c'entri tu con mia figlia? Sono un amico di Carlo. Ci tiene a far sapere alla bambina che suo papà ci vuole bene. Va, dinne, va. Devi portare la bambina al padre, non è giusto non la vedere. No, forse non hai capito che se non te ne vai chiamo la polizia. Non fare la stronza, non ti conviene. Ciao, Piconi. No, non la toccare.
Buonasera, madre. Ciao, Lea. Denise, guarda chi c'è. Ciao, bella pacciarotta. Va tutto bene? Sei così pallida? Sono venuti al bar. Chi? Quei delinquenti? Sì, ma non è successo niente. Minacce sono, chi le manda? E che ne so io? E certo, chi ne sai tu? Mi ha bruciato la macchina, mi fa chiamare di notte, mi ha pure mandato uno al bar che faceva paura e tu non sai niente. Chi ti dice che è stato lui? Allora tu sei stato. Mi risponde sì o no? Tu fa come ti pare e poi pretendi che ti portano rispetto. Torna a casa, va. Fa quello che devi fare. La figlia è sua e c'ha ragione lui. Tu sei la donna sua. Non se lascia il marito che sta in carcere. Ma quale marito? Non è mai stato mio marito. Ma se non volevi tu, non si fa, non si usa, cose superate. Troppo moderna mia sorella, eh. Che guardate voi, lavorate. Eppure voi, forza. Ma ti dico io una cosa, senti a me. Tu sei intelligente, si sveglia, si furba come una gatta. Prendi in mano l'affare di Carlo, facci vedere che sei capace. E quando esce, vedi come ti porta rispetto. E poi, se non vi miscate, posso vedere. Intanto ti comporti bene e nessuno dice niente. Io non sono come voi, Floriano. Ne faccio certe cose. Io non mi metto a spacciare. Allora fa come cazzo da fare. Oi, Denisi. Che mace zio? Guardato qui. Hai parlato la macchina. Ti piace? Dove andiamo a parlare? Di là, nel mio ufficio. Sì, e la bambina? La lasciamo qua, meglio qua. E che la guarda? L'ha puntato. Vieni. Qua, accomodati. Io so tutto sugli affari che fanno su a Milano. A Milano? Sì, a Milano. Ma capito che? Sì. Allora, per caso ti vuoi pentire? Pentirmi? Pentire di cosa? Non ho fatto niente io. Tu no. Ma tuo fratello e tuo marito? E allora? Io sono Lea Garofalo, sono soltanto Lea Garofalo, hai capito? Io non sono di nessuna famiglia, di nessun marito, lo capisci questo? Mi devi dire soltanto se lo capisci e basta, perché se per caso non lo capisci, io mi alzo e me ne vado. No, sta seduta. Ma credi che sia facile per me venire qua e dirti che so delle cose? Che non ce la faccio più di vedere che mia figlia c'ha paura? Non è facile. Amore? Andiamo a casa? Sì, ma in una nuova casa, in un bel posto. Dove? E adesso ce lo dicono, però prima dobbiamo sceglierci un nome nuovo. Quale potrebbe essere un bel nome? A me Daniel piace tanto, non lo voglio cambiare. E lo so, amore mio, l'ho scelto io questo nome, piace tanto anche a me. Però è come un gioco. Per un po' facciamo finta di essere qualcun altro. Allora mi voglio chiamare Sara. Bello, Sara. Io invece mi voglio chiamare, vediamo un po'... Alessandra, com'è? Ti piace? Bello. Prego, accomodatevi.
Lasciate pure lì i bagagli della signora e aspettatemi giù. Ecco, questo è il soggiorno. C'è anche una bella vista sulla città. Da questa parte ci sono le camere da letto. E qui c'è la cucina. Signora, questa è la sua nuova casa. Per affitto, bollette, acqua, luce e gas è tutto a posto. Per le spese vive tenga tutti gli scontrini. La bambina la viene a prendere il pomino della scuola. Mi raccomando, esca il meno possibile e non parli con nessuno. Non si muova, non si sposti per nessun motivo. Se deve andare da qualche parte, dovrà chiedere l'autorizzazione al nostro ufficio. Va bene. Allora, a posto. Chi l'ha protetta dei carabinieri? La caccia è puttana. Vabbè, ma statevi tranquilli. Mio cugino Gennaro nei carabinieri ci ha fatto usurdata. Perciò se n'è andato alla sua vecchia caserma. E ha sbirciato sopra il computer. Ma tu l'hai capito dove stanno? In Bascia Italia. Dobbiamo trovarla prima che parli troppo. La troviamo, non vi preoccupate. Sta cagnapaccia. Oh. Non ho capito bene. Scusatemi. Non ti permettere, Sei tu, Denise? Siamo noi, signora. Sì, mamma, ciao. Ciao. Ciao, appuntato. Ciao, signorina. Grazie, buonasera. Niente, buonasera. Chi viene a mangiare? È uno del lavoro, uno simpatico. E chi è? Te l'ho detto, è uno che lavora con me. Buono. Cucini sempre così? Sì. No. Sì, vabbè, ma mica tutti i giorni. Vabbè, la prossima volta cucino io. Così poi non ti stanchi, eh. Perché devi cucinare qui? Non ce l'hai una casa? Sì, certo, ma qua mi sembra molto meglio. Cosa è molto meglio? Beh, la compagnia. C'è la mamma, ci sei tu. Ma mettere a stare a casa solo solo. E perché sei solo? Non ce l'hai una moglie, una fidanzata? Ce l'avevo. Poi non andavamo più d'accordo. E perché? Colpa tua o colpa sua? Oh, ma che è sto interrogatorio? No, ha ragione. Le cose vanno dette fino in fondo. Guarda, non è una questione di colpa mia o colpa sua. È che a un certo momento abbiamo smesso di pensare che stare insieme era come aver vinto la lotteria. Eravamo diventati tristi. E quando si diventa tristi è meglio che ognuno torna a casa sua. Siete pronti a giocare? Allora, ci vediamo dopo. Giovanna, give me five, Elena, via. Prego, accomodatevi. Oh, ma non lo vedi che stai morendo dal sonno? Ma domani non c'ho la scuola. Solo uno. E vediamo chi. Iniziamo da Angelo. Buonasera, Angelo, da Brescia, vero? Brescia città proprio? Brescia città. Vogliamo. Sulle nuvole del sonno. Tonto. Ne facciamo tanta. Papà. Grazie. Vai di là che adesso la cambio, grazie. Di qui in Italia in tournée uno dei grandi del jazz moderno, Wynton Marsalis. E quando lo sentì? Svoltare a sinistra.
Mamma voce che tiene questa, compa. Tra 50 metri, tenere la sinistra. Io quando la sento ogni parola che dice a me mi fa proprio... Almeno ci potevano dare una foto quando ci hanno dato la macchinetta. Così la mettevamo qua, se bellezza. Tenere la sinistra. Ma smettila, smettila. Che ne sa tu che non è nucesso? Ma come fa a essere nucesso con sta voce? Scusa. Sì, ma dove cazzo ci sta portando sta macchinetta, eh? Alla fine della strada avete raggiunto la vostra destinazione. Carabinieri. Ma ha messo l'indirizzo giusto? E chi lo chiamano dato, compa? E mo che cazzo ci dice a Carlo, puttana dalla macchinetta? Andiamo in. Non ti sento, grida! Pronto! Grida! Pronto! Oh, ma non mi posso lasciare un attimo, la maschera è coglione, sei! Pronto! E grida più forte! Non c'è più da fare niente, bro! Ma cercate, mettetevi per strada, no! Che sarà mai sta cazzo in città, da qualche parte non è essere! È sicura? Mi ha visti bene in faccia? Ci dovete portare via subito, darci un'altra casa, qua non siamo più al sicuro. Vediamo. Vediamo cosa? Ma pensate che esagero? Senta, purtroppo la sua deposizione non basta. Sono tutte cose indirette, non di prima mano. Servono dei riscontri. E a chi tocca farli sti riscontri? Ci devo pensare io, ma sarete voi a farli, no? Noi dobbiamo solo valutare se ci sono dei risultati. Allora era meglio se spacciavo, ammazzavo qualcuno. Così poi mi pentivo e vi risolvevo il caso senza faticare. Che valeva di più, faceva più risultato? Allora, com'è? Ti piace sta casa? È piccola. Come piccola? Tutta colorata, guarda le pareti colorate, è bella. Non c'è neanche il letto. No, il letto c'è, eccolo, guarda quanto è bello, tutto verde. Guarda qua. È bellissimo. Ma nell'altra casa avevo una stanza tutta mia. E Denise, qua invece dormiamo insieme, vicine vicine. Sai cosa pensavo? Che noi due ce ne dobbiamo andare via lontano, in un posto dove nessuno ci conosce. In America? No, ancora più lontano. In Australia. Posto bellissimo l'Australia. Paese grande, immenso, pieno di canguri. Che ci trova più? E come ci andiamo? Li convinciamo. Hanno solo da guadagnarci. Basta che ci danno il passaporto e via, non ci pensano più. Hanno finito di perdere tempo e di buttare via i soldi. Qua nessuno ci vuole bene. Ma parlano inglese in Australia, vero? Sì, tu non lo studi a scuola. Sì, io sì. Ma tu come fai? Come faccio? Imparo dalle canzoni, mi dai una mano tu. Ma ad Angelo gli hai detto che siamo qui? No, non è possibile, non è cosa. Peccato. Peccato sì. Attenzione perché questo qua pesce morto. Mi diceva, ma avete preso questi pesci? Dice, ma che pesci sono questi qua? Pesci? Mi deve dire qualcosa? No, non ti devo dire niente. Allora quando passo ti giri dall'altra parte. Che non mi piacciono quelli che mi mettono l'occhio addosso, capito? Io con te non c'ho niente. Tua sorella è un conto, tu sei un altro. Ecco, appunto.
Mi dispiace, ma la commissione ha deciso di revocare il programma di protezione. Ma si hanno appena ammazzato mio fratello. Sì, me ne rendo conto, ma ecco, questa pratica è iniziata prima. Si riferisce al fatto che purtroppo la sua collaborazione non ha avuto quei frutti che... Non è una collaborazione. Io non sono una collaboratrice. Quante volte lo devo ripetere? Io sono una testimone. E poi cos'è? Cos'è che non ha portato i frutti? E che dipendono da me i frutti? La colpa è mia se non ci sono i frutti. E intanto i delinquenti non li pigliate. Bravi, bravi. Allora, come andà? Dove ci portano? Non te l'hanno detto? Mamma, mi rispondi, mi dici qualcosa? Da nessuna parte ci portano, Denise. Facciamo da sole stavolta, va bene? Sì? Tutta sta smania di andare via, ora guarda dove sei finita, di nuovo qua. Tanto voleva che ci venivi subito. Mamma, ma per favore. Lo dico per te. Che cosa fai qua tutto il giorno? Fatti un giro in città e magari un lavoro lo trovi. E senza documenti chi me lo dà? Questa creatura. Ci fai perdere l'anno. E non ci penso io, secondo te? C'è bisogno che me lo dici tu? Vai ad aprire. Ciao Denise, quanto sei bella. Salute. Sono venuto in pace, in amicizia e in rispetto. Vai, siediti. Devo dire una cosa che voglio che la sentiate tutti. Siedo. Quello che vi devo dire è che io non c'entro niente con Floriano. Era un amico, un fratello per me. Ma dopo tutto quello che è successo, ho capito che noi non ci dobbiamo più volere male. Noi dobbiamo andare d'accordo. Dobbiamo pensare al bene di Denise. Io lo so che ti hanno tolto la protezione. Perché quelli promettono questo e quest'altro, ti fanno dire quello che vogliono e poi ti buttano a mare. Ma mo che non c'è più Floriano, che ci pensa a voi? Chi vi aiuta? A me tocca. E una mano ve la do io, perché questa bambina è la luce degli occhi miei. Voglio che venga su bene. Oi Lea, io ti hai voluto bene. Pazienza che non è andata, nessuna colpa. Ma per il bene di Denise facciamo pace. Fatta aiutare, non essere orgogliosa, ve la pago io la casa dove stare, via da qui. Via da questa gente che vi vuole male. E mo vado. Ciao Denise, luce mia. E se permettete, signora Santina, io vi lascio un piccolo presente qui sul tavolo. Che la serva in giro per le case non la dovete fare più. Allora, questo lo chiudiamo. Le chiavi. Mi raccomando, chiudete sempre. Eccoci qua.
carina. Certo, non è proprio una reggia, però, voglio dire, secondo me poi vi trovate bene. O no, Denise? Mamma! Ma! Mamma! Che c'è? E la lavatrice è rotta, non... Come è rotta? Ma non si accende. L'hai controllato se ce l'ha presa? Sì. Carlo! Che? Non funziona la lavatrice. Ma è attaccato? Sì, sì, ho controllato prima. Vabbè, non c'è problema, te mando qualcuno io. Ma si è fatto tardi, ma che ne dici se dormo qui? No, dai, meglio che torni a casa tua. È perché non è casa mia questa, non la pago pure io. È che non si può nemmeno scherzare. Che c'è, sei preoccupata per qualcosa? No, lasciami dormire. Guarda che ti conosco. Lo so quando ti fissi su una cosa. È la scuola, vero? Hai paura di entrare in una classe nuova? T'ho detto di no. Chi è? Io l'idraulico. Ah, l'idraulico. E lei l'idraulico? Per la lavatrice. Dove sta? Vai in cucina, vai in lavone. Ecco. Dunque. Vediamo se è una problematica della centralina. Qua c'è un chirurgo, signor. Ecco signore, venga a vedere, grazie. Venga a vedere. C'è un problema proprio qua dietro. Sì. 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 Che senso ha dormire in tenda, al freddo? Torni a casa, stia tranquilla, la proteggiamo noi. Sì, io torno a casa e quelle m'ammazzano, non mi fido più di voi. Perché dice quelli? Non era uno solo? C'era qualcuno che l'aspettava, se ne sono andati via troppo di fretta. Ha qualche sospetto? Ma che cosa glielo dico a fare, se penso che mi avete pure tolto dal programma di protezione? Signora, abbia fiducia, vedrà che la reinseriscono nel programma. Io al posto suo non vi dicevo niente, non mi mettevo nei guai. Carlo sta a Milano, dai, andiamo a casa. No. Com'è stato lungo il viaggio? Quando l'amore diventa poesia, la luna che non c'è, un amore così grande e i migliori anni della nostra vita. Ma perché te resorde pacattare romanciare? Non mi va di farmi mantenere da te. Ma se non hai niente? Non mi va di parlare, mamma. No, mettili via e non farmi arrabbiare, eh? La gara continuerà tra le vecchie canzoni proposte dai Paguaglione. Però sia chiaro che è il regalo tuo. Guarda quanto è bello. Dai, entriamo.
Vieni con me. E questo quanto costa? 59,90. Ma no, non mi piace. Come non ti piace? Prima ti piaceva. Aspetti un attimo, eh. Vieni. Non lo venda, mi raccomando, torniamo subito. Buongiorno, signora. Mi dice quanto mi dà? Sono braccialetti e collana. Mamma, ma che fai? Non ti preoccupare. No, no, mi apra, me lo rimandi indietro. Denise. Ma possiamo andare avanti così? Tu hai anche un padre. Non mi pare. Oh, sì, invece. Almeno lui i soldi ce li ha, sta vita non te la farebbe fare. Chiamalo. Non mi va. Denise, guarda che lui ce l'ha con me, non con te. A te ti vuole bene, sei sua figlia. Ma non mi va, non ce la faccio. No, invece ce la fai. Tu fai il tuo e faccio il mio, così vediamo se riusciamo a uscire da sta situazione. C'è bisogno di una presa di coscienza collettiva. Dobbiamo fare un passo in avanti tutti, perché non basta l'attività pure preziosa, pure indispensabile dello Stato. Queste persone hanno bisogno non solo di una casa, di una nuova identità, di essere protetti dalle vendette. Queste persone hanno bisogno di noi, di essere con noi, esattamente come noi, cioè normali. Don Ciotti, Don Ciotti, scusa. Scusa, Don Ciotti. Scusa. Ciao. Piacere, Lea. Chiamami Luigi. Ah, Luigi. Io sono una di quelle persone di cui parlavi prima. Senti, non voglio disturbarti, però magari mi puoi dare un consiglio oppure farmi trovare qualcuno che mi aiuti. Va bene, va bene. Scusa, il ritardo, eh. Sono la calabrese. Ma figurati se mi scandalizzo, sono siciliana. Ah, grazie, belli. Mica dovevi comunque. Allora, ti ha detto niente Don... insomma, Luigi. Non ho capito perché non si fa chiamare Don come tutti gli altri preti. Sì, perché Don viene dal latino e significa dominus, padrone. E lui preferisce sentirsi amico invece che padrone. Insomma, te l'ha detto che sono nei guai? Mm. Ti servono i soldi? No. Mi serve un lavoro, l'elemosina me la dava pure l'andrangheta. Hai ragione, scusami. Senti, ti dà fastidio se fumo? No, no, figurati. Fuma, fuma. Sì, lo so, fumo. Insomma, sono imperfetta. Chi non lo è? Da quando li ho denunciati non ho fatto altro che cambiare città. Dal 2006 non ho più documenti. Chi l'assume una come me? No, i documenti te li devono dare, è un tuo diritto. Se la prendono comoda. E mo ci penso io. È difficile fare l'avvocato? No. Denise vuole fare l'avvocato. Un giorno mi fa studio legge, così poi dai guai ti ci tolgo io. E allora bisogna che la facciamo studiare sta piccirita. E infatti voglio andare a Milano da suo padre proprio per sta cosa dell'università, mi deve dare una mano. Scusami, ti sembra una buona idea? No, lui stravede per sua figlia. Finché sto con lei sto al sicuro, è la mia polizza d'assicurazione. Dice che c'ha male al collo, forse è dormito male. Chi? Denise. Sì, ma il viaggio è stato. Sono pesanti. No, no, faccio via, non ti preoccupare. Scusa, di Denise quando ne parliamo? Guarda, domani devo fare delle cose, poi ne parliamo in serata, poi fate un giro, andate per i negozi, vi divertite un pochettino, poi vi passo a prendere. Ho prenotato pure un albergo, non è male, eh. Ovviamente, ma la vedo io. Pago io, voi non vi dovete preoccupare di niente. Tengo. Grazie. Te la ricordi un po' Milano o no? Poco. Però è bella, no? Milano in gran Milano.
A me mi piace Milano, se non fosse per tuo padre ci tornerei pure. Allora, come va Denise? Ti è piaciuta Milano? Sì, peccato solo per sto freddo. Senti, ma perché non vieni un poco a casa? Così te riposo un pochettino, magari saluto pure la zia. Veramente è tutto il giorno che ti aspettiamo per parlare. Ma scusa, vieni a Milano e non va a vedere la casa dove è cresciuta, eh? Che vuoi fare? Ci vuoi andare? Sì. Va bene, però io non vengo. E qual è il problema? L'accompagno, poi ti passo a prendere, così parliamo pure del futuro di questa signorina che vuole fare l'università, no? Ciao. Ricordi la stanza da letto dove stavate tu e tua madre? Adesso la usiamo io e zio Giuseppe. Te la ricordi? Poco. Ma neanche i mobili ti ricordi? Neanche questo con le figurine? C'è pure il ritratto che mi hai fatto tu? Sì. Bella. Ti faccio qualcosa da mangiare? Ti va? Vieni. Quanta fame hai? Tanto o poca? No, non tanto. Vabbè, comunque un poco di pasta la metto lo stesso in più perché il sugo è quello buono, l'ho fatto io. Niente, l'acqua non deve essere guardata, sennò non bolle mai. Ora, mi stava congelando. No, boh, mi dispiace. E Denise perché non risponde al telefono? E che ne so, magari non ci prende. Sale, va. C'era una chiamata della mamma, adesso mi l'ha staccato, non capisco. Sì, ma magari non c'è campo, Denise, non ti preoccupare. Magari l'ha staccato. No, mia mamma avvisa sempre e stacca il telefono. Vabbè, e se la batteria si è scaricata e non se n'è accorta? Lo sai com'è fatta tua madre, no? Non ti preoccupare, anzi, guarda, mangiati un pezzo di capocollo che è arrivato fresco, fresco da Petilia. Non ho fame. Papà, la mamma? Ciao Denise, ci sta aspettando giù. Ciao Rena. Ciao. Ma tu sei pronta? Sì. Dai, andiamo, prendo lo zainetto. Hai mangiato? Sì. Andiamo, dai. Ma non c'è, pensavo che fosse in macchina. No, non è voluta venire, se voleva fare un giro, voleva stare per fatti suoi. Tanto è qua vicino. Sale, dai. Mi ha chiesto dei soldi, 400 euro, io potevo dargliela solo 200. Senti, fermati! Ferma sta macchina, per favore, fammi scendere! Ma che... Fermati! Ma che sta combinando? Scusate, avete visto una signora con tutta vestita di nero e i capelli castani? Scusate, avete visto una signora con i capelli neri, con uno zaino? Sta combinando, andando.
qua! Non c'è! Non c'è da nessuna parte! Vabbè, dai, andiamo a casa, che se fa la bivalè, dai! Non ci voglio andare a casa, dove è finita? Mi devi portare nei carabinieri! Ma che cosa c'entra nei carabinieri? Mi devi portare lì! Sta calma! Portami lì! Buonasera, dobbiamo denunciare la scomparsa di una persona. Cortesemente un documento. Cioè? E avevamo appuntamento intorno alle 9:30. Dovevo accompagnarla alla stagione con la bambina. Non sono una bambina. Aspettiamo, niente, non chiama, non risponde al telefono. Allora mi sono preoccupato, ho detto, vuoi vedere che questa qui mi molla la bambina e se ne va in Australia? Che parlava sempre di questa Australia, però no, Denise. Avete una foto della scomparsa? No, no. Sì, sì. C'è qualcosa che non va? No. Hai sete? Vuoi bere qualcosa? Sì, vieni con me. Scusate, dove state andando? Si metta comodo, vado avanti col collega, le do da bere e torniamo. Collega. Calmate, adesso vedrai che va tutto bene. Scusate, ci lasciate un attimo solo io. Scusate. Vieni, bevi. Oh. L'ha ammazzata lui. Luke, con i suoi fratelli. Denise, ti fidi di noi? Del maresciallo e di me? Ascolta, Denise, tu sei ancora minorenne e io non posso interrogarti senza un giudice. E su tuo padre al momento non abbiamo nessuna prova. Anche se lo fermiamo, domattina l'avvocato lo rimette fuori. E la patria potestà ce l'ha lui, capisci? Non possiamo separarvi al momento. Senti, Denise, forse un modo per aiutarci ci sarebbe, però devi decidere tu se te la senti. Devi fare come se niente fosse, come se ci avesse convinto, noi e te. Noi lo mettiamo sotto controllo. Lui, i tuoi zii. E vedrai che prima o poi qualcuno il passo falso lo fa. Non devono sospettare di niente, Denise. Devi essere brava e coraggiosa. Te la senti? Sì. Ma fate quello che volete qui. Mottiamo l'avvocato e poi vediamo. Mi fate parlare con l'ufficiale, per cortesia. La patria potestà la conoscete voi? La conoscete, sì o no? Che fate le leggi come volete, i diritti dei cittadini. Che la legge non ammette ignoranza. Mo vediamo. Mi chiamate l'ufficiale, per cortesia. Mo dammi una sigaretta. Mi sembra che cerchi sigarette, vedi? Tu ne tieni sigarette. Carlo, fermati al prossimo motogrill che mi cazzo queste sigarette. Ancora queste sigarette? Non è finito sto fumo, ancora? Che è solo sto vizio, c'ho. Solo sto vizio, te. Ma va, Tina, va. Oh, Denise, sei contento che il compleanno lo facciamo giù? Con tutti gli amici, i parenti. Finalmente insieme, ah? E zitto, che dorma la guaglionella, Carlo? Vabbò, eh. Non è il mio compleanno che vogliono festeggiare. Che dici? Perché? Ci credi pure tu che la mamma se n'è andata via così? Che mi ha mollato senza dirmi niente? Lo pensi anche tu?
Io a Leo ci volevo bene. Uè. No. Salve, signor. Volesse parlare con Denise, che cioè, volesse dire una cosa da parte tuo padre. No, Denise non sta bene. Ci deve dire a suo padre che non può venire. Ma come non può venire, signor? È la festa del compleanno di 18 anni, non può stare male. Ah sì? Non può? E come deve stare, secondo te, una che manco sa che fine fici sua madre? Vabbè, sì, ne hai capito. Ma almeno me la potessimo salutare. Anzi, no, va. Lasciate stare, signor, non vi preoccupate che tanto io la manco mi conosce a me. Grazie assai, arrivederci, signor. Erano guaglione. Sì, l'ho visto. Mi sa che guaglione torna. E se torna mi fa il favore che lo devi cacciare. Allora? Allora chi? E chi? Che mi devi dire? Tanto lo so che ti manda mio padre. Ma che c'entra tuo padre, Dani? È un'idea mia. Pensano tutti che mia madre se n'è andata in Australia, che mi ha mollato così senza dire niente. Lo dice mio padre, lo dicono gli zii. Scommetto che lo pensi pure tu. No, io non lo so che cosa devo pensare, Dani, non lo so. Riportami a casa. Senti, ma ci vieni a ballare? No. Però se mi insegni a portare la macchina, può essere che ci vengo a ballare. Non ci pensare proprio. Qua? Wow! Il più bel ristorante di Petiglia, eh! O no? Ma Carmine, è un bordello qua! Bordello? Ma non ti stai rendendo conto? Ma stai vedendo quante coperte? Vedo che terrazza! Usa quante tavole ne potevo vendere qua! E poi vieni qua! Una veste, ma vedi che veste che avevo! Vedi qua! Ma veste più belli Petiglia, Dani, eh? Perché tu non sei vista a te, eh? Ma i soldi? Chi ce li danno i soldi, Carmine? Ve li do io i soldi! Ve li do io. La posso abbracciare a mia figlia, sì o no? Mettete su sta bella attività, lavorate insieme, vi fate la vostra posizione, senza dipendere dalle banche, dagli stronzi, da nessuno. E onestamente, che nessuno possa dire che mia figlia ha fatto i soldi facili, che la mia bambina è una persona per bene. Oh, Carmine, gentilmente, mamma piglia le sigarette, va. Io lo so perché mi odi. Tu non ci vuoi credere che tua madre ti ha lasciato sola, perciò devi pensare che tuo padre l'ha uccisa. Ti fa comodo, ti serve. Tu sei quella che io amo di più al mondo. L'unica ragione di vivere questa vita di schifo, di gente che si odia. Perciò se tu vuoi credere che l'ho ammazzata io, perché ti fa comodo, perché ti fa sentire bene, e tu credilo pure, buttamela pure addosso, sta croce. Tuo padre ha le spalle larghe anche per questo. Denise, Denise. Denise, bambina mia, Denise.
Io non c'entro niente con questa storia, io non ho fatto niente. Dottore, permette? Ci sono le tue impronte sulla lavatrice. Le intercettazioni ambientali che ti inchiodano lì quel giorno, a quell'ora. Se prima potevi cavartela con un tentato sequestro, vista la fine che ha fatto la Garofalo, adesso rischi l'ergastolo per omicidio. Ti conviene parlare. €25.000. Hai visto tu? Io rischio il fine pena mai per €25.000, lo cazzo che non l'ho mai visto. Ma va a fanculo. O posto tu, io parlassi, ti metto il giudice dalla tua. Tu hai ragione. Io sono calabrese. E te che te ne fotti? Ti fai mettere sotto protezione. Quelli ti trovano ovunque. Hai visto che fine ha fatto? Che... Chi? La Garofalo. Allora è vero che siete stati voi. Ma tu chi cazzo sei? Tu fai troppe domande, sai? Tu mi dici cazzo tu e te applichi con me. Ma non è che fosse uno sbirro? Ma va fanculo. Fai chiaro. Mi sta facendo male, capito? È finita, Denise. Con questo l'abbiamo presi tutti. Un è davvero! E mio padre? Lui è il primo che abbiamo arrestato. Ma Carmine? Mi dispiace, Denise. C'è di mezzo pure lui. Sto cercando l'avvocato Enzo Rando. Sì, chi sei? Denise Cosco. Vieni con me. Hai un appuntamento? No. Va bene lo stesso. Enzo, lei è Denise Cosco. Denise! Allora, Denise, ma come hai fatto a trovarmi? Internet. Ma hai viaggiato tutta la notte? Non ci voglio più stare giù, non voglio più vedere nessuno di loro. E qui? Un posto dove dormire ce l'hai? No. Domani avverto il magistrato e ti faccio portare in un posto ancora più sicuro. Più sicuro? Così poi fanno come hanno fatto con mia madre. No, questa volta non succede come a tua madre. Ci sono io. Ci siamo noi, non ti lasceremo mai sola. E a quelli? Che succede? Ci sarà un processo, però è meglio non farsi illusioni, perché non è detto che vada a finire con una condanna. Non c'è il corpo, non ci sono testimoni. Ma io lo so che sono stati loro ad ammazzarla, non è possibile che la passano liscia. E tu te la senti di sostenere questa accusa? Io l'ho già detto ai carabinieri. Ma non basta. Se vuoi che abbia valore, devi dirlo in aula. Dall'altra parte ci saranno tuo padre, i tuoi zii. E non importa a nessuno del tuo dolore lì dentro. I loro avvocati cercheranno di farti sentire goffa, prevenuta, isterica. Parleranno male di tua madre. Non si devono permettere. E invece lo faranno. E tu non potrai piangere e nemmeno sfogare la tua rabbia. Potrai soltanto rispondere con educazione, con freddezza. Tu te la senti, Denise? La corte!
Signor Presidente, mi scusi, il mio assistito intende fare una dichiarazione. Bene, ne ha facoltà. Voglio dire solo una cosa che ci tengo. Io non ho studiato, ho fatto la terza media, non ci faccio niente con l'italiano. Mi spiego male. Perciò, signor Presidente, signora Presidente, vedete, mi confondo. Io non ci posso parlare a questo processo che mi accusano ingiustamente. Perciò faccio parlare i miei avvocati che loro l'italiano l'hanno studiato. Vi chiedo scusa. Intende aggiungere altro? Lea Garofalo si allontanò volontariamente. Lo prova in tutta evidenza il fatto che dalle puntigliose ricerche nulla è emerso. Il fatto che non esiste l'arma del delitto e soprattutto non esiste il cadavere. Non abbiamo l'habeas corpus, non c'è. Denise, noi siamo con te. Siamo solidali. No, non è retorica. Tuo padre ti è vicino. Più e più volte mi ha ribadito che mai avrebbe potuto uccidere la madre di sua figlia. Anzi, mi auguro che la signora Garofalo si stufi di starsene al sole e ci venga a trovare. Lei non si deve permettere. Sono 2 anni che non vedo mia madre. Mia madre è stata ammazzata e lei mi viene a parlare di sole? Lei ha tutta la nostra comprensione, ma non deve interrompere. Chiedo scusa. Sta andando male, vero? Non ci sono prove, e lo sanno. Dai, vuoi che riproviamo l'interrogatorio? Non ti preoccupare se adesso mi vedi così. Piango tutto adesso per non farlo più in aula. Sono pronta. Io non ho pietà per nessuno di loro. Non mi interessa che sia mio padre o il mio fidanzato. Verso queste persone non so nemmeno più se provo dell'odio, della rabbia o indifferenza. Per me gli possono dare pure l'ergastolo, non me ne importa niente. Mia madre non me la ridà più indietro nessuno. Presidente, il teste non può condannare gli imputati, non può sostituirsi ai giudici. Sì, grazie, avvocato. Lasciamola finire. Vada avanti. L'idea di venire a Milano è stata di mio padre. È stato lui a dirmi di venire qui. Sapeva che non sarei venuta sola. Bene, grazie. Può andare. Ma sei impazzito? Che cosa volevi fare? Ammazzarti? Alla tua età? Voglio parlare col giudice. Ci voglio parlare adesso. Perché sennò quelli capiscono. Ci devo dire una cosa importante. Sì? Che succede? Forse hanno trovato il corpo di tua madre. Comandi, signor maggiore. Cosa avete capito, maresciallo? L'hanno bruciata, l'hanno fatta a pezzi e poi hanno sbriciolato quel che restava con qualcosa, forse una pietra.
Raccogliete quello che c'è. L'abbiamo fatto, i resti pesano neanche un chilo. Ci sono frammenti di ossa e una collanina. Cancelliere, la prego di mostrare i reperti. Li riconosce? Sì. Ne è sicura? Sì, sì, sono sicura. Bene, può andare. Scusate, signora Presidente, voglio fare una dichiarazione. Mi assumo tutta la responsabilità dell'omicidio di Garofalo Lea. Volevo già farlo prima. È colpa mia. Gli altri non c'entrano. Ho chiesto aiuto per farla sparire. Non avevo cuore di dire a mia figlia che sua madre non c'era più. È vero, merito l'odio di Denisi perché ho ucciso la mamma. Ma perché metterla sotto protezione? Da chi deve essere protetta? Da me? Pensate che voglio uccidere pure a lei? Io non posso sopportare questa vergogna. Io darei la vita per lei. Guai a chi la tocca a mia figlia. Io spero solo che un giorno mi perdoni. Denisi, io ti chiedo perdono. Silenzio! Vado avanti. Per quella storia della lavatrice, io a lei non la volevo uccisa, ma solo picchiata un poco. Né piano né forte, normale. Giusto per dare una lezione. Il motivo era sempre lo stesso. Non mi faceva vedere mia figlia. Io ho ucciso Lea in un raptus perché mi aveva detto che non mi faceva più vedere Denisi. Gli ho dato un pugno, è caduta, ha battuto la testa. Io parlo solo adesso perché avevo paura di perdere Denisi. Eh no, lei parla solo adesso perché solo ora si è ritrovato il cadavere e non può dire che la signora Lea Garofalo se n'è andata all'estero a prendere il sole. Signor Venturino, qual è stato il suo ruolo nell'omicidio di Lea Garofalo? Io ho aiutato a fare a pezzi, a bruciare il corpo, ho aiutato a far scomparire il cadavere. Tengo a precisare che Giuseppe Cosco, detto Schmidt, non ha partecipato e invece gli altri erano tutti quanti d'accordo. Complimenti! Bravo! Vi avverto! Se continuate così, vi faccio allontanare dall'aula. Vada avanti, la prego. Grazie. Signor Venturino, perché l'imputato Cosco decide di uccidere Lea Garofalo? Lea Garofalo, abbandonando il marito in carcere e collaborando con la giustizia, si è macchiata. Porta una macchia d'onore al fratello Floriano. È Floriano che, per le regole dell''Ndrangheta, ha l'obbligo di ucciderla. Lui nel 2000 o nel 2002 ce l'ha questa occasione, diciamo, di ammazzarla, e però lui la salva. Ci brucia la macchina, ma per avvertirla, per farla scappare. È allora che a Carlo Cosco le famiglie ci danno il benestare per ammazzare Lea. E anche Floriano, che non ha fatto il suo dovere. Queste sono le regole. Queste sono le regole. Visto che non era affiliato e non aveva legami, per quale motivo lei accondiscende a partecipare a questo disegno criminoso? Io spacciavo per loro. Facevo parte della loro famiglia ormai. Non potevo. Io spacciavo e guadagnavo dei soldi. Cioè, ti viene proposto di fare e non vuoi dire no.
Dopodiché, lei inizia una relazione con la figlia della donna che ha aiutato a far scomparire. Molto prima di essere arrestato, mi ero pentito per quel che avevo fatto. E mi ero pentito perché vedevo Denise sola, disperata nel suo dolore. Camminavi. Te ne salivi in montagna anche quando pioveva. Che non si capiva se era la pioggia o se piangevi. Ti guardavo e volevo dirtelo, raccontare tutto, parlare. Non ce l'ho fatta. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Milano, prima sezione, visti gli articoli 533, 535, 538, 539, Codice Procedura Penale, dichiara Cosco Carlo, Cosco Vito, Curcio Rosario, Venturino Carmine e Sabatino Massimo colpevoli dei reati loro ascritti. E li condanna alla pena dell'ergastolo. Silenzio. Letto l'articolo 530 Codice Procedura Penale, assolve Cosco Giuseppe. Silenzio. Per non aver commesso il fatto. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Li dichiara interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché decaduti dalla potestà genitoriale. L'udienza è tolta. Manca solo una cosa ora. Che cosa? Manco uno straccio di funerale ha avuto. Dicevano che non c'era il corpo. Adesso qualcosa c'è, sto funerale bisogna farlo. Però non lontano, giù il paese. Qua. Dove l'hanno ammazzata, a Milano, e con tutti gli onori, come un eroe antico. Ciao a tutti, grazie di cuore di essere venuti oggi. Lea, la mia cara mamma, ha avuto il coraggio di ribellarsi alla cultura della mafia. La forza di non piegarsi alla rassegnazione e all'indifferenza. Ma la vostra presenza è un segno di vicinanza non solo a lei, ma a tutte le donne e gli uomini che hanno rischiato e continuano a rischiare. Per me è un giorno molto difficile, ma la forza me l'hai data tu. Se è successo tutto questo, è stato solo per il mio bene. E non smetterò mai di ringraziarti. Ciao, Lea. Ciao, mamma.